La tradizione e una certa agiografia ci hanno consegnato l'immagine di Beethoven come un'icona dello Sturm und Drang, l'anima bella che lotta contro la prosa del mondo, il titano che pone se stesso in prima persona al centro dell'eterno scontro tra il bene e il male. Eppure, la produzione di Beethoven è punteggiata da composizioni che lasciano indizi di tenerezza, di introspezione, una sorta di diario intimo, di rifugio domestico. Ne sono un esempio le bagatelle per pianoforte, dei piccoli brani dalla struttura molto semplice, bagatelle appunto sciocchezzuole, senza pretese, eppure mai insignificanti se proprio una di queste, nel tempo, è diventata un simbolo, un'icona, la melodia classica per antonomasia, conosciuta da chiunque, suonata da ogni dilettante, presente nelle segreterie telefoniche di tutto il mondo, signore e signori. Il pianista serbo Ivo Pogorelic esegue per Elisa. Thank you.